Buonasera, l'anno 2012 si chiude con una bella notizia. È stato liberato infatti l'imprenditore edile Andrea Calevo, rapito il 16 dicembre scorso dopo una rapina nella sua villa a Lerici, in provincia della Spezia. Andrea, 31 anni, era stato portato via da tre uomini che lo attendevano in casa dopo aver immobilizzato e legato la madre. Calevo è stato liberato con un'operazione congiunta realizzata da polizia e carabinieri. Il giovane imprenditore è stato trovato legato mani e piedi in uno scantinato di proprietà di un pregiudicato di Sarzana, nello Spezzino. Al momento sono stati effettuati tre fermi. Finisce così chiaramente un incubo sia per lui sia per la sua famiglia. E vi proponiamo ora un riepilogo di un anno di cronaca, i fatti che sono accaduti e che hanno caratterizzato il 2012 che sta per concludersi. Vediamo a servizio. Il 2012 si apre con la cronaca. Il 23 gennaio gli uomini della Guardia di Finanza di Sanremo, dopo mesi di indagini, fanno scattare un blitz che porta all'arresto di 7 persone, tutte accusate di maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti della casa di riposo Borea della Città dei Fiori. Finisce in manette anche la presidente della fondazione che gestisce l'ente, Rosalba Nasi, moglie del senatore Gabriele Boscetto del PDL. Per lei l'accusa è di non essere intervenuta per fermare le continue violenze ai poveri anziani indifesi da parte di addetti della stessa casa di riposo. A febbraio i riflettori restano sempre puntati su Sanremo, ma questa volta per fortuna per il Festival della Canzone che torna al Teatro Ariston. Presentano la 62esima edizione Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Marzova. Nella categoria artisti vince Emma con il brano Non è l'inferno, mentre per i giovani di Sanremo Social la vittoria va ad Alessandro Casillo con il brano È vero che ci sei. Il Festival 2012 entra nella storia per il ritorno sul palco di Adriano Celentano e per l'ultima apparizione televisiva del cantatore Lucio Dalla, che morirà di infarto nella sua Bologna circa 2 settimane dopo la Kermes Canora. È domenica 23 febbraio, per le vie di Diano Marina impazza il tradizionale corso dei carri di carnevale della famiglia Dianese, momenti di feste e di gioia per grandi e piccoli. Ma a poca distanza dalla città degli Aranci, lungo la statale 28, fra Imperi e Ponte d'Assio, l'industriale del latte cavaliere del lavoro Giacomo Alberti viene travolto da un'auto, mentre anche lui in macchina si sta recando nella sua azienda. Alberti, 91 anni, uno degli ultimi reduci della campagna di Russia, decorato di medaglia d'argento al valor militare, viene ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si spegnerà il 23 marzo, lasciando un grande vuoto in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. A marzo cronache, attenzione, si spostano su Imperi il giorno 5, quando in mattinata Polizia Postale e Guardia di Finanza entrano nell'ufficio del sindaco Paolo Strescino per arrestare l'imprenditore romano Francesco Bellavista Caltagirone, accusandolo di truffa ai danni dello Stato nell'ambito della realizzazione del nuovo porto turistico del capoluogo. Caltagirone era in riunione col primo cittadino e nell'arco di un paio d'ore si trova a varcare la soglia del carcere imperiese. Insieme a lui c'è l'ex direttore della Porto d'Imperia Spa Carlo Conti. La vicenda provoca inevitabili scossoni anche sul fronte della politica. Il sindaco Paolo Strescino inizia a prendere le distanze dal suo partito, il PDL, fino ad arrivare a sostituire la sua giunta con una squadra di tecnici. Il sindaco Paolo Strescino riuscirà a resistere fino a maggio, vale a dire fino a quando il PDL riesce a mettere insieme anche le firme dei consiglieri comunali di centro-sinistra e a far cadere l'amministrazione comunale, sancendo l'arrivo del commissario straordinario Sabatino Marchione. A giugno, a rasserenare un po' gli animi degli imperiesi, ci pensano i tradizionali festeggiamenti di San Giovanni. Imperia TV coglie l'occasione per regalare al suo pubblico e a quello della festa del Comitato Megliese uno spettacolo con il cabarettista Carletto Bianchessi. Arriva l'estate, tempo di mare e sole, e mentre Imperia le spiagge si dibattono fra i controlli legati alle concessioni demaniali, a Sanremo in pieno agosto due yacht vanno a fuoco e prima che l'incendio possa essere domato affondano uno all'interno di Porto Sole e uno in mare, dove è stato lasciato andare alla deriva dagli ormeggiatori che in questo modo hanno evitato il propagarsi del rogo.
A settembre l'attenzione torna su Imperia col tradizionale raduno delle vele d'epoca. Gli organizzatori di Assonautica fanno i miracoli per riuscire a districarsi fra leggi e regolamenti demaniali e il caos che vige nel nuovo bacino turistico imperiese. Alla fine però la manifestazione ottiene un successo pieno grazie soprattutto al trasferimento del villaggio dell'evento nel cuore di Borgo Marina, con il coinvolgimento di tutte le attività commerciali che volentieri subiscono anche un travolgente assalto di pirati. Degna appendice al raduno delle signore del mare, lo spettacolo delle frecce tricolore riportate nei cieli d'Imperia dal Lions Club Imperia La Torre. Dolore e commozione caratterizzano il mese di ottobre in tutta la provincia di Imperia e non solo. In Afghanistan perde la vita il caporal maggiore degli alpini Stefano Chiarotti di Arma di Taggia. Una marea di persone si stringono attorno a lui e ai familiari in occasione dei funerali privati che inevitabilmente assumono una portata di rilievo pubblico. A novembre anche a Imperia ci si interroga sul futuro assetto delle province e Confindustria porta nel capoluogo al ministro Anna Cancellieri per strappargli la promessa di salvaguardare le sedi dei vertici delle forze dell'ordine. Insieme alla Cancellieri, in un auditorium della Camera di Commercio gremito, arrivano anche il procuratore antimafia Anna Canepa e il vicepresidente nazionale di Confindustria Ivan Lobello. È sempre il mese di novembre quando l'imperiese Paolo Arrigo viene condannato in via definitiva a 16 anni di carcere insieme alla sua ex compagna Elizabeth Peterson per l'uccisione del bimbo della donna, il piccolo Gabriel. Arrigo continua a proclamare la sua innocenza e si rivolge anche al Presidente della Repubblica per ottenere una revisione del processo, la cui sentenza è passata in giudicato in via definitiva in Cassazione. Il 2012 si chiude con l'avvio del processo per la presunta truffa nella realizzazione del porto di Imperia che si celebra a Torino per mancanza di giudici nel capoluogo. Quasi in contemporanea Francesco Bellavista Caltagirone e Carlo Conti vengono scarcerati, il primo è libero con obbligo di dimora, il secondo agli arresti domiciliari. Ma la cronaca di dicembre riserva purtroppo ancora una tragedia. Nel giorno di Santo Stefano, quando nelle famiglie ancora si pensa a Natale, a Borghetto San Nicolò si muore. Santo Putrino, 45 anni, spara col suo fucile e uccide la moglie e la cognata. Poi si rivolge l'arma contro e fa ancora fuoco. Non sopportava l'idea che la moglie lo volesse lasciare dopo aver scoperto che lui la tradiva. Sul fronte politico Maurizio Zoccarato firma le sue dimissioni dalla carica di sindaco di Sanremo puntando a una candidatura al Parlamento. Zoccarato si sfoga chiaramente arrabbiato e deluso dal suo partito, il PDL, che non lo ha considerato e non manca di lanciare pesanti sferzate inneggiando al cambiamento. Che sia nato un nuovo rottamatore, chi vivrà vedrà. Per fortuna, fra tanta cronaca, preoccupazioni e polemiche, ci sono le splendide ragazze della Mediterranea Imperia che ci regalano emozioni e che con la recente conquista della Supercoppa ci hanno portato addirittura sul tetto d'Europa. Grazie ragazze, in questo momento l'unica storia positiva imperiese la state scrivendo voi e il cielo sa quanto noi imperiesi si abbia bisogno di positività. Buon 2013, perché sia migliore del 2012 basterà davvero ben poco. Anno nuovo, problemi vecchi, anzi a quanto pare peggiori. Secondo analisi nazionali, infatti, nel 2013 e il 2013 aumenterà il numero delle persone in cerca di lavoro. Sentiamo. Nel 2013 l'esercito di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione è destinato a salire ulteriormente, per la precisione di oltre 246.000 unità. Il numero dei disoccupati, secondo calcoli effettuati a livello nazionale, sfiorerà quota 3 milioni. Una situazione a dir poco allarmante che riguarda in modo particolare giovani, donne e stranieri. Alle spalle della disoccupazione c'è la grave crisi patita dalle imprese e soprattutto da quelle più piccole, vera colonna da sempre dell'economia italiana. E una delle cause di questa crisi è la contrazione dei prestiti bancari erogati alle imprese che nel 2012 sono scesi quasi del 3%. Anche le piccole imprese che in passato erano riuscite ad assorbire i lavoratori espulsi dalle ristrutturazioni che avevano interessato le grandi imprese ora sono allo stremo e per questo sono indispensabili interventi seri in grado di far ripartire l'economia.
E prima di passare ad altro vogliamo ringraziare attraverso questo servizio chi lavora per Capodanno. La notte di Capodanno, infatti, come di consueto, le forze dell'ordine quadruplicheranno gli sforzi per garantire sicurezza ai cittadini. Servizio. La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce Spadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese. Il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate, passano gli inverni. La gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. Un grazie di cuore a quanti anche nei periodi di festa lavorano per vegliare sulla nostra sicurezza e per garantirci servizi più importanti. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono. Ultima pagina. La città di Imperia, in base alla classifica delle province italiane divulgata da Italia Oggi in relazione alla qualità della vita, si colloca all'ultimo posto. Vediamo. Da uno studio emerge che peggiora la qualità della vita nelle province italiane. L'accertamento giunge dal 14° rapporto sulla qualità della vita in Italia nel 2012, realizzato da Italia Oggi con l'Università La Sapienza di Roma. Imperia precipita al 103° posto, si trova collocata alla fine della graduatoria. Con il rapporto 2012 si registra il peggior risultato dalla prima edizione dell'indagine. Salgono a 61 le province nelle quali la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente. Il peggioramento nei livelli di qualità della vita si registra in particolare nelle province dell'Italia meridionale e insulare, ma è evidente la regressione anche nell'Italia centrale. Ai primi due posti si confermano le province di Trento e Bolzano, quelle in cui si vive meglio. Agli ultimi posti Messina, Crotone, Napoli ed ultima in classifica appunto la città di Imperia. Carla Natero è la candidata alle parlamentari del SEL, la più votata in provincia di Imperia. Ieri sono andati ai seggi 595 persone, le 570 preferenze ottenute dalla Natero potrebbero proiettarla, una volta resi noti i dati regionali, verso un posto in Parlamento. Le altre candidate erano Silvia De Bonis, che ha ottenuto 12 preferenze, Antonella Franciosi 7. Per gli uomini il più votato è stato Stefano 40 con 357 preferenze, seguito da Nicola Isetta 75 e Maurizio Fortunio con 20 preferenze. Mentre con 1061 voti è Donatella Albano ad aggiudicarsi le primarie per il Parlamento del Partito Democratico in provincia di Imperia per Camera e Senato. Il segretario provinciale Leandro Faraldi è arrivato secondo con 932 voti. Terzo Andrea Gorlero con 751 preferenze, ultima la candidata imperiese Brunella Ricci con 457. Gli elettori che si sono recati alle urne per sostenere i candidati per le elezioni politiche del 24 febbraio 2013 sono stati 2062. Per le primarie del PD si è votato in 22 seggi distribuiti in tutta la provincia. La segreteria provinciale di Forza Nuova fa sapere della nomina coordinatore del Movimento per la Zona Intemenia di Giovanni Ferrando, a cui augura un proficuo lavoro ad iniziare dall'attività per le prossime scadenze elettorali. Il segretario provinciale Briatore ha dichiarato di essere felice di poter vantare tra le fila Giovanni Ferrando ed è sicuro che la sua esperienza aggiungerà al Movimento positivi risultati. È ormai ufficiale il tradizionale Corso Fiorito a Sanremo, si svolgerà il 10 marzo. Il tema di Sanremo in Fiore 2013 sarà l'uomo nello spazio. In servizio. Il tradizionale appuntamento della sfilata dei carri fioriti a Sanremo si svolgerà il prossimo 10 marzo 2013. La data è stata confermata dall'assessorato al turismo e manifestazioni.
Il tema di questa edizione di Sanremo in Fiore sarà l'uomo nello spazio e porterà quasi certamente nella città dei fiori un celebre testimonial italiano, l'astronauta Paolo Angelo Nespoli, che al suo attivo ha due viaggi nello spazio, nel 2007 e nel 2010. Il tragitto della manifestazione ritorna sul lungomare Italo Calvino e saranno allestiti circa 1500 posti in tribuna al costo di 20 euro a persona. La città dei fiori si prepara dunque ad uno dei più importanti eventi, vetrina nazionale e internazionale dopo il Festival della Canzone Italiana. L'evento si colloca in un mese ricco di eventi per la città che pochi giorni dopo ospiterà, come sempre, l'arrivo della Milano Sanremo. Anche per l'edizione 2013, alla sfilata dei carri in fiore, non ci sarà il carro del comune di Sanremo, di solito fuori concorso, per risparmi nei costi di preparazione, che sono 30.000 euro. Il comune matuziano investirà per la prossima edizione della sfilata dei carri in fiore circa 350.000 euro. E veniamo alla cronaca. Un pensionato di 81 anni residente a Piane d'Imperia, Bernardo Parodi, è morto ieri pomeriggio a causa di un infarto mentre insieme ad altri amici aveva preso parte ad una battuta di caccia al cinghiale in zona Cannate pressi di Vallorio nell'entroterra imperese. I suoi compagni di caccia, dopo circa un'ora, visto che alla radio e al cellulare non rispondeva, sono accorsi trovandolo ormai senza vita. Parodi era molto conosciuto ed apprezzato in tutto l'imperese. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova sono state emesse delle nuove ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sugli attentati incendiari e lo spaccio di cocaina che vede indagati i fratelli Gianni e Roberto Pellegrino. Le misure cautelari riguardano l'aggravante della mafiosità. Infatti, secondo il DIA genovese, i Pellegrino sarebbero vicini ad un ambiente di 'ndrangheta. Le nuove ordinanze d'arresto, 5 in carcere ed una ai domiciliari, sono state notificate dai carabinieri del nucleo investigativo nei confronti di Gianni Roberto Pellegrino, 42 e 35 anni, Simone Calvini, 38 anni, Giuliano Manzo, di 47, Daniele Valsecchi, 29 anni. Misura cautelare domiciliari per Lara Gambarotta, 30 anni, moglie di Calvini. E sono stati esplosi da distanza ravvicinata i colpi di fucile con i quali Santino Putrino ha ucciso la mattina di Santo Stefano la moglie Olga Ricchio e la cognata Franca, rispettivamente 51 e 54 anni. L'accertamento è giunto al termine dell'autopsia effettuata dalla dottoressa Simona Del Vecchio. Il sostituto procuratore incaricato Marco Zocco attribuisce all'uomo il reato di omicidio plurimo premeditato, aggravato appunto dalla premeditazione. Intanto Santino Putrino rimane controllato a vista presso l'ospedale Galliera di Genova per la possibilità che tenti nuovamente il suicidio. I funerali delle due sorelle verranno celebrati mercoledì 2 gennaio nella chiesa di San Rocco a Valle Crosia. Nel corso di servizi disposti nel fine settimana per prevenire le stragi del sabato sera a causa dell'abuso di alcol e l'uso di droghe, i carabinieri di Bordighera hanno svolto una serie di controlli nei pressi delle discoteche lungo la via Aurelia. Sono state controllate 60 persone e 50 veicoli. Denunciate 3 persone sorprese alla guida di autovetture in stato di ebbrezza e alle quali è stata ritirata la patente. Un uomo di 35 anni di Bordighera e una donna di 24 di Dolceacqua avevano un tasso alcolemico superiore alla norma, mentre una terza persona, una donna di 57 anni residente a Sanremo, è stata sequestrata l'auto perché aveva anche lei un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello consentito dalla legge. In merito alla sosta dei camper sul lungomare Calvino e Piazzale d'Apporto a Sanremo, l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Berrino precisa che in questo periodo di grande affluenza di veicoli in città, gli agenti più volte al giorno controlleranno che la sosta sia regolare sia dal punto di vista dell'occupazione degli spazi che del pagamento dei ticket. Soprattutto prestano grande attenzione al rispetto del divieto di scarico di acque reflue fuori dai luoghi consentiti e del posizionamento di pedane, pedivelle, tende ed altre attrezzature da campeggio. In questi giorni sono già state elevate varie sanzioni ed il controllo proseguirà fino alla fine del periodo festivo.
Ed è mancato stamane alle prime luci dell'alba dopo una lunga malattia l'artista Paolo Scati, pittore, scultore, autore di numerose opere d'arte, famoso in modo particolare per essere stato dal 1963 il direttore artistico dell'infiorata del Corpus Domini di Diano Marina. Ogni anno Paolo Scati ne seguiva le esecuzioni in ogni dettaglio, progettava i disegni, sceglieva i colori avvalendosi di numerosi collaboratori. Tra le numerose opere lasciate in eredità a Diano Marina, da ricordare l'affresco della sala consiliare, il mosaico posto davanti al municipio, la Diana d'oro offerta quest'estate in premio ai comici di Ridiamo, la statua della Madonna Stella Maris posta in profondità nelle acque antistanti di Diano Marina. I funerali si terranno mercoledì 2 gennaio alle 13 presso la chiesa parrocchiale della città degli Aranci. Ne facciamo una breve pausa tra poco. In occasione del Natale molte persone hanno ricevuto in dono un animale, spesso purtroppo però questi fedeli compagni trascorse le feste vengono considerati un problema e purtroppo abbandonati. Vediamo. Cani, gatti, ma anche uccelli, tartarughe, coniglietti e tanti altri animali sono diventati uno dei regali più ricercati, soprattutto per i più piccoli. Spesso vengono accolti nelle case con gioia e diventano parte integrante della famiglia. Ma purtroppo altrettanto spesso, passate le feste, rendendosi conto che questi fedeli animali necessitano di cure e attenzioni, ciò che era un bel giocattolo diventa un peso e nasce così il malcostume dell'abbandono. Un atto ingiusto nei confronti di creature indifese. Un segno ulteriore di quanto l'uomo troppe volte si dimostri il peggior abitante del pianeta. Da qui l'appello delle associazioni animaliste, alle quali in questo caso volentieri ci uniamo, perché si rifletta prima di acquistare animali e si rispettino queste creature che danno tanto, chiedendo solo il minimo indispensabile per vivere. E prosegue fino al prossimo 12 gennaio presso la Fratelli Carli d'Impera la mostra dedicata al Mozambico. L'esposizione nasce da un progetto di solidarietà sostenuto da AIFO e Mediterraneo. Vediamo. Si chiama Progetto Insieme, il progetto di solidarietà in collaborazione con l'AIFO, voluto da Mediterranea, la divisione cosmetica della Fratelli Carli di Imperia, che ha permesso a tre coppie di clienti dell'azienda di partecipare ad un viaggio in Mozambico, dal quale è scaturita una mostra fotografica composta dagli scatti della fotografa imperiese Paola Liprandi. Le immagini più suggestive sono esposte in alcuni locali all'ingresso dell'azienda olearia di Via Garessio fino al prossimo 12 gennaio. Gli scatti sono stati realizzati nei villaggi di Mozambico, nei quali Mediterranea e AIFO hanno portato la loro solidarietà concreta, contribuendo a strutture fondamentali per la sopravvivenza degli abitanti, a cominciare dai più piccoli. Martedì 1 gennaio alle 17.30 al Teatro Cavour di Imperia si esibirà l'Orchestra Giovanile del Ponente Ligure. Lo spettacolo vedrà sul palco tutti gli allievi dell'orchestra e ospiti d'eccezione, come ci ha spiegato Silvana Zingarelli del direttivo. Vediamo. Silvana Zingarelli del direttivo dell'Orchestra Giovanile del Ponente Ligure, orchestra che per Capodanno ci offrirà un nuovo spettacolo, un concerto alle 17.30, il primo dell'anno, al Teatro Cavour, giusto? Esattamente, siamo alla seconda edizione, dopo il grande successo abbiamo avuto un ottimo riscontro l'anno precedente, quindi ci ripetiamo e abbiamo questa bellissima manifestazione, questo evento con grandi novità e abbiamo anche degli ospiti d'onore. Ecco, maestri già affermati insieme ad allievi comunque già molto bravi che hanno ben imparato e giovani che si stanno invece formando e che saranno forse maestri del futuro. Esattamente, abbiamo 40 componenti dell'orchestra, sono tutti bambini di 8 anni fino a ragazzi di 20 anni circa e sono tutti impegnati in percorsi di studio scolastici ormai normali e in più il loro tempo lo dedicano allo studio dello strumento. Siamo quasi con un'orchestra al completo perché sono presenti quasi tutti gli strumenti di un'orchestra, sono archi, viole, violini, abbiamo quasi tutti
i fiati, insomma, un bel numero di elementi. Cominciamo il 2013 con voi e con voi ci sarà anche Enrico Peruschi. Sì, abbiamo questa bellissima sorpresa, lui ci sorprenderà con dei brani, delle letture e poi non vogliamo svelare nulla perché è un personaggio veramente eclettico e quindi sarà capace di sorprenderci e di intrattenerci. Martedì 1 gennaio, ci vediamo alle 17.30 a Teatro Cavour. Vi aspettiamo tutti, speriamo numerosi come l'anno scorso. Grazie. Ricordiamo che questa sera a partire dalle 23 su tutti e cinque i canali digitali di Imperia TV sul 16, 116, 219, 617, 618 andrà in onda la trasmissione Capodanno Italiano realizzata dal gruppo Italian Television Network. Una bella serata di musica e spettacolo che vi terrà compagnia nell'ultima serata dell'anno dedicata da Imperia TV a tutte quelle persone che per vari motivi passano appunto il Capodanno tra le mura di casa. Ora ci occupiamo dell'Autostrada dei Fiori. La direzione dell'Autostrada dei Fiori comunica che, come di consueto, durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, sul tratto di competenza della A10 Savona confine di Stato, i cantieri sono sospesi, salvo situazioni di emergenza. La sospensione dell'attività pianificata di manutenzione avrà una durata da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2013 compresi. Il programma relativo ai cantieri della settimana dal 7 al 13 gennaio 2013 sarà diffuso e disponibile sul sito dell'Autostrada dei Fiori a partire da venerdì 4 gennaio. Bene, il bollettino meteo questa sera non ci è pervenuto, non ci resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi naturalmente dalla direzione, dalla redazione di Imperia TV, ma da tutto lo staff, un felice anno nuovo. Grazie ancora e buon anno a tutti.